Di questi tempi penso che abbiamo fatto un miracolo, mettere assieme tutti gli attori per aprire la strada. In 10 giorni fa eravamo in prefettura ancora con il nubifragio in corso, capivamo che qui questa infrastruttura era seriamente danneggiata, che il danneggiamento della strada ha causato danni anche all'acquedotto di Catanzaro e ci siamo adoperati veramente con grande sinergia a mettere in campo una somma urgenza importante che ci ha consentito di aprire stamattina la strada. Quindi grazie a tutti, grazie all'ingegnere Siniscalco che ha guidato la struttura della viabilità della provincia, grazie all'ingegnere Pallaria, grazie all'ingegnere Ghilitano, grazie al Presidente della Regione che ci ha anticipato le somme che sono servite, per fare la somma urgenza, dall'importante somma di 10 milioni di euro che serviranno nel mese di maggio ad avviare l'iter procedurale che ci porterà all'appalto e alla sistemazione di questa infrastruttura che è di 12 km e per 12 km decorre anche l'acquedotto di Catanzaro. Quindi un grande investimento che servirà per i prossimi anni, per i prossimi decenni, affinché questi paesi non vengano più ad ogni alluvione colpiti dal pericolo dell'isolamento. Questo è un intervento d'emergenza per ridare spazio alle popolazioni che erano rimaste isolate. Ora bisogna lavorare per il futuro e per dare un'opera solida che non sia soggetta alle intemperie come purtroppo questa strada. Si è parlato anche di questo nella riunione in prefettura, a cui ha partecipato l'assessore regionale Musmanno, oltre alla provincia, al comune di Catanzaro. Cioè, è stata una bella sinergia. Il progetto c'è perché la provincia ce l'ha pronto da tempo, quindi ora bisogna lavorare perché questo progetto possa ricevere il finanziamento. Dovrebbe essere a brevissimo la riunione del CIPE entro marzo-aprile per appunto sui fondi PAC finanziare la nuova strada e anche il nuovo acquedotto, perché bisognerebbe anche finanziare anche il nuovo acquedotto.